Buongiorno a tutti, oggi vorrei concludere il discorso sull'iCord o cordino. Come abbiamo visto le altre volte, il bordino iCord può essere un bellissimo avvio, molto elastico e decorativo, che dà un aspetto molto definito ai nostri capi. Può essere anche una guarnizione laterale che dà questa decorazione molto carina, così fa una specie di rotolino anche sul retro, molto bella, io la trovo graziosa. E oggi vedremo come fare la chiusura con il bordo iCord. Quindi, se noi dovessimo chiudere uno scialle, tutta la prima parte che vi spiegherò riguardo l'angolo non la dovrete fare, dovrete andare direttamente diritti. Ma io vorrei spiegarvi una cosa che di solito non si fa, non si dice, ma che io trovo molto carina quando dovrete fare questa specie di angolino, per esempio su un cardigan, su una magliettina, e vi dà questo angolo anche nella parte superiore. Quindi noi dovremmo semplicemente lavorare i primi tre punti separatamente, diciamo come se fosse un iCord separato per un paio di volte, per cui la prima volta li lavoriamo anche una seconda volta. Perché questo? Perché se noi li lavorassimo subito direttamente nel bordo, il bordo tirerebbe molto e non ci sarebbe quest'angolo. Invece, se noi lavoriamo i primi tre punti un paio di volte, ovviamente vedete che è più lungo il bordo e quindi avrà lo spazio largo per fare l'angolo. Quindi li rimettiamo sul ferro di sinistra e adesso procediamo al bordo vero e proprio, quindi attenzione. Quindi lavoriamo i primi due punti e quindi il terzo punto, terza maglia e la quarta le prendiamo al diritto, le spostiamo, le rimettiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo insieme facendo una diminuzione verso sinistra. Visto? Ecco qua. Rimettiamo tutte le maglie sul ferro di sinistra. E ripetiamo questa sequenza all'infinito. Almeno vi sembrerà all'infinito perché il bordo iCord è piuttosto lungo da chiudere. Ecco, visto? Di nuovo la diminuzione. Dicevo, è lungo da chiudere, però è molto grazioso, dà un aspetto veramente professionale ai capi, nessuno sa come è fatto, quindi tutti ve lo chiederanno e secondo me merita impararlo. E quindi, dicevo, ripetiamo questa sequenza che andremo a terminare proprio a tre maglie dalla fine, dove noi chiuderemo semplicemente nel solito modo le nostre maglie restanti, oppure potremmo usare un punto maglia per nasconderle proprio benissimo. Ora, questa diminuzione, come notate, fa avanzare il nostro bordo orizzontalmente, no? E quindi è questo che poi alla fine chiuderà il capo. Ne facciamo ancora una e dopo vediamo il risultato finale e definitivo. Dicevo, è una rifinitura molto carina. Ricordatevi che non è una rifinitura che impedisce al bordo di arrotolarsi, perché, come avrete notato sicuramente, il bordino comunque un pochettino si arrotola. Vedete qua nella parte iniziale. Eccolo qui. Il risultato finale, come vedete, io ne sono molto soddisfatta. Poi, naturalmente, se volessimo andare avanti, sarebbe ancora più bello. Però, vedete, questo angolo naturalmente è molto carino, molto definito, non tira e dà questo aspetto quasi quadrato. Bene, per quanto riguarda l'iCord, io ho finito. Alla prossima.